il fascino della storia antica, la magia dei pezzi d'alabastro lavorati dalle mani di un popolo lontano. Gli Etruschi e Velatri è il titolo del corso organizzato dal gruppo archeologico Velatri Volterra per far scoprire ai partecipanti questo e molto altro. Il ciclo di 12 lezioni è iniziato a febbraio e finirà a maggio. Fra gli oltre 60 iscritti, da tutta la Toscana, adulti più o meno esperti, ma anche i giovani dell'Istituto di Istruzione Superiore Giosuè Carducci, che ha inserito il corso nel suo piano didattico. È la prima volta che viene organizzato che organizziamo un corso di questo genere. Il motivo principale è perché di fatto noi ci troviamo in un territorio, in una città, dove i reperti archeologici ci dicono che già 4.500 anni fa vi erano i primi insediamenti, quasi 3.500 anni fa molto probabilmente c'era già qua un centro urbano strutturato e organizzato, e questo penso che in un contesto di questo genere chiunque abbia delle competenze in questa materia, io penso che si debba sentire in dovere di diffondere delle conoscenze in questo senso, sia per illustrare la bellezza dell'ambiente storico e tutto quello che ci gira intorno, ma anche per sensibilizzare le persone al fine di farle capire meglio quelle che sono le problematiche che purtroppo ci sono in questo ambiente. Non solo lezioni teoriche, ma anche tappe nei luoghi fondamentali per l'etruscologia. Non poteva mancare la visita al Museo Guarnacci di Volterra. Fra le opere più famose che gli oltre 60 partecipanti al corso hanno potuto ammirare, il coperchio degli sposi e l'ombra della sera, ma anche 600 urne, monete, sculture, pezzi in alabastro, terracotta, bronzo e oro. La ricchezza del Museo Guarnacci è di tutti, per questo rappresenta un luogo ideale anche per le scuole. Da quest'anno è iniziato un'importante attività didattica al museo. Abbiamo fatto una proposta per le scuole molto, molto interessante, molto importante, articolata in diversi laboratori. Affrontiamo tematiche anche molto diverse per le scuole di ogni ordine e grado, tra quali appunto c'è un laboratorio sull'alabastro, non poteva essere altrimenti, parte appunto proprio dalle urne. C'è poi un laboratorio sulla lingua etrusca, uno sull'oreficeria e sui gioielli, uno sul mestiere dell'archeologo ovviamente e alcuni altri laboratori che sempre fanno poi permettono ai ragazzi di unire alle conoscenze teoriche anche quelle pratiche e di avere un modo di apprendimento non scolastico diverso che sicuramente poi fa fare anche un'esperienza. Un fondamentale contributo al corso, giunto alla sua seconda edizione, è venuto da Unicop Firenze. Stiamo vivendo un periodo di ripiegamento, di crisi, in cui proprio la cultura è considerata proprio una cosa, si può dire, inutile. E noi con ostinazione, direi con cocciutaggine, invece ci investiamo, la sosteniamo. Insieme al gruppo archeologico Velatri Volterra hanno collaborato alla realizzazione dell'iniziativa il Museo Etrusco Guarnacci, la Pinacoteca, il Museo Civico e l'Associazione Pro Volterra. La piccola quota versata dagli iscritti, 10 euro, servirà ad aiutare i volterrani in difficoltà.